io mi sono divertito, vedi, ho portato la vecchia coltella di casa mia, quella che ho descritto, e il vecchio tagliere o battilarda, come dir si vuole, e ho fatto vedere ai bambini, ho portato il lardo di maiale e ho fatto vedere, e lo strutto ho portato, senti che profumo, Greta? Eh? Notevole, eh? Senti bene? No! Allora, gli ho portato lo strutto per fargli vedere come si fanno, che cos'era, perché se tu parli oggi dello strutto a un citto non sa che cos'era. Ludovic, è tutto tuo, io lo porto via, quindi divertiti. Lo vedo. Perché anche Ludovic, approfittando dello strutto, lo utilizza, E gli abbiamo portato il lardo e lo strutto, abbiamo fatto capire come questa catena alimentare veniva utilizzata tantissimo dai nostri nonni, e abbiamo fatto il battuto che era la base di tutte le pietanze, di tutte le minestre, di tutto quello che serviva a insaporire i cibi poveri, che erano tali, e soprattutto tutto quello che veniva fatto con la verdura per insaporirla veniva preparata con una base di battuto. Ludovic ha fatto vedere ai ragazzi come si usa la coltella. Abbiamo fatto il battuto, ora i ragazzi lo stanno rifacendo, vedete? E ora la dottoressa Rapini vi spiegherà perché si deve insegnare ai ragazzi a mangiare molta verdura. Voi vi prestate, insomma, immagino molto volentieri a queste iniziative, uno perché è il vostro pane, insomma, a tutti gli effetti, e poi, insomma, comunque lavorare con i bambini e con il sindaco, che vedo si diverte più dei bambini, sicuramente è piacevole. Ma noi abbiamo letto il libro e abbiamo scoperto che c'era una grande similitudine fra le ricette che facevamo noi per i bambini e le ricette del nostro sindaco. Abbiamo scoperto anche che non è solamente un buon politico, un ottimo politico, ma è anche un ottimo cuoco, perché nel suo libro non solo parla di ricette e anche di storia, di tradizioni, e racconta le ricette, come si sono sviluppate grazie alle produzioni anche di alcuni territori, ma anche... conosce molto bene le tecniche di cucina, abbiamo scoperto che sa cuocere in modo egregio i fagioli, veramente conosceva la tecnica perfettamente. Qualche segreto che voi non avevate, che va, insomma, confidando, non c'è verso. Ma di sicuro dei segreti ci sono in questo libro, perché oggi cuciniamo con i fornelli, oggi siamo con la piastra a induzione, oggi cuciniamo con i fornelli a metano e a gas. Tanti anni fa c'erano altre tecniche, quelle del focolare, quelle della cottura sopra la stufa, quindi c'erano delle tecniche diverse sotto la brace, e in questo libro il nostro sindaco le affronta tutte, e per noi è rispolverare. Io ho trovato un po' anche della mia infanzia, ma questi bambini queste cose di sicuro non le conoscono.